vogliamo affidarci proprio a Maria, all'Immacolata, a colei che non ha timore di disturbare il cuore di Dio, perché sa che alla madre tutto è concesso, perché sa lei, Maria, la donna della fede, che Dio ascolta la preghiera del suo popolo e l'ascolta soprattutto quando a portarla al suo trono è lei, la madre di tutti noi, colei che il figlio suo ci ha donato come madre. Ecco tua madre. Ecco queste parole che Gesù pronuncia dall'alto della croce, mi sembra che il Signore le ridica a noi, le ridica al popolo di Casamicciola questa sera, a tutti noi. Il Signore Gesù dice: ecco la vostra madre, ecco l'Immacolata è la vostra madre, venite qui da lei, venite a pregare con lei, prega per voi, venite e unitevi alla sua preghiera, perché il cuore dell'uomo possa essere trasformato, perché il popolo di Casamicciola possa ritornare ad essere sempre di più un popolo, come ho avuto modo di vedere anche ascoltando tante testimonianze in questi giorni, un popolo che ama il Signore, un popolo che ha al centro della sua vita la presenza del Signore, l'amore per Dio e l'amore per Maria.